Poi, ma è risuscitata! È sopravvissuta! Guarda che io ho montato anche le guarnizioni! Ma che te sto dicendo? Tu non eri già... tu non eri già partito? No! Ah. A me! Onnacco questa? Ma veramente? Aio! Non amare a mia moglie, carica questa! Oh. È la storia di un'amicizia particolare perché due uomini si conoscono in una sala di rianimazione. Oh, questo non me lo sarei mai aspettato. De che? De che? Che sei così bello. Facca se sei bello. Ma pure te sei un bell'uomo. Dove stanno in realtà pochissimo, 3 giorni. Però questi 3 giorni, un letto uno accanto all'altro, li cementano un'amicizia veramente molto strana, intensa, dopodiché escono. Nonostante le diversità caratteriali, sociali, che sono immense, no? Però i due si trovano. Insieme a tutte le strati di storie che racconta, questo è anche uno scontro fra l'amore coniugale e l'amore occasionale. Sono due uomini che, diciamo, che anche si mettono a confronto su come hanno speso il loro lato affettivo fino a questo momento della vita. Tu immagina che Sana Angelo lo chiama Angiolè, proprio sai, la classica romana sposata, fiera di quello che ha costruito, perché a 14 anni si è proprio fidanzata col più bello del quartiere. Comunque è molto piacevole, devo dire, no? Entrare in questa situazione di una coppia così profondamente stabile. Perla, quella cosa della borsa che ti ho detto, falla qua. Io sono Perla, che è la figlia di Angelo e Rossana. È un personaggio un po' arrabbiato di per sé, arrabbiato un po' con il padre, beh, poi con la madre, però è una cosa normale perché, insomma, adolescenti, il 95% di tutti gli adolescenti italiani ce l'hanno con la madre. Diciamo che prima devi fare sì, così. Un bambino fuori, guarda. Sì, ok. Un po' serio. Ok, facciamo una prova. Allora, io intanto sono Ayrton, il figlio di Angelo e di Rossana. Non sono un personaggio comunque molto arrabbiato, soprattutto molto confuso, come dire, un personaggio non arrabbiato. Dovresti chiamare tua zia, ha capito qualcosa, si è preoccupata, vuole sentire la tua voce. Ma in questo momento non te sto salutando. Sono la fidanzata di Alberto, coraggiosa fidanzata di Alberto, nel senso che ha un rapporto con quest'uomo molto difficile, chiaramente. Vai da quel galante che va tanto d'onda, così mi dà una parte. Sono andato. Io non ho mai usato il tuo nome e la tua posizione, lo sai. Lui è uno sceneggiatore, non ha mai avuto un amore fisso, ha sempre cercato di scappare da convivenze o comunque da abitudini fondamentali. Sceneggiatore, quindi un rapporto con lo spettacolo, quindi precario di conseguenza anche. Allora te lo rifaccio, scusi lui. Vai. Je dis Toton. Questo è, chiamiamola, una commedia trattata con verità, con buon senso, e quindi all'interno ci deve essere la vita, e la vita è una commedia comunque, sempre. Oh, voi tre, fatevi vivi, mi interessa la vostra storia.